Una band storica che nasce negli anni 60, fondata da Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella e Victor Sogliani. Il gruppo, un'icona della musica beat, entra subito nelle classifiche con i primi grandi successi. Fa furore al Festival di Napoli, di Sanremo e al Cantagiro. Dopo vari scioglimenti, nel 2005 Ceccarelli sarà affiancato da nuovi musicisti che ancora oggi proseguono sulla via del successo. Tony Mione, Giuliano De Leonardis, Roberto De Vincentis e Marco Di Marco. Al Festival di Avezzano, l'Equipe 84, la storia. Eccoli, finalmente qui! Ciao Tony, l'Equipe 84, buonasera maestri, buonasera. Vi voglio intanto presentare e poi vi faccio raggiungere, ciao Marco, i vostri strumenti. Mi metto un attimo accanto a voi, perché volevo tanto presentarvi, ma subito vi faccio fare, prima delle nostre chiacchiere, un primo splendido motivo dal titolo Il Maestro, dedicato ad uno degli storici fondatori carismatici della band, Franco Ceccarelli. E quindi intanto subito vi faccio fare questo pezzo, Tony, per scaldarci musicalmente, poi ci faremo due chiacchiere, insomma racconteremo un po' di cose, poi avrò l'onore di conferirvi il premio. Se voi siete pronti, io farei l'annuncio proprio da pseudo bravo presentatore. Il maestro con noi finalmente al Festival, l'Equipe 84, la storia! Storie raccontate, quanti ricordi e colori nelle tue parole. Un sorriso ad un amico e uno schiaffo alla morale, se una regola non gli tornava bene. Qui nessuno è Gesù Cristo, siamo tutti marinai, dicevi ognuno è padre dei suoi guai. Senza fine e le lezioni da imparare, eri il centro di una squadra da guidare, da guidare. Maestro, dimmi dove sei, ora che canti tra le stelle, guardi chi sai. Maestro, dimmi dove vai, c'è sempre un posto dentro al cuore dove tu vivrai, dove tu vivrai. Si arrabbia facilmente, ma nel cuore canta e ride per la gente. Il rispetto di una donna, forte amica e grande spalla, ci ha insegnato che la vita è dura se l'amore manca. E ogni volta che un errore ci ha impedito di vedere, nell'esempio ci hai portati poi a capire. Andiamo sulle strade, piene di gente di ogni tempo, e con gli occhi un po' bagnati dal tuo canto, dal tuo canto. Maestro,
L'Equipe 84, la storia, insieme all'orchestra del maestro Corrado Lambona, diretta da Tiziana Buttari. Che bel momento, bravi, grazie. Bravi. Ragazzi, grazie davvero intanto per questo omaggio al vostro leader storico, carismatico, Franco Ceccarelli. Ben arrivati al festival, voglio presentarveli Tony Mione, chitarra e voce, Giuliano De Leonardis, basso, Roberto De Vincentis, batteria, Marco Di Marco, tastiere e voce. Grazie, io sono davvero contentissimo. Perché voi siete fortissimi, davvero non vi fermate mai, Tony, ma davvero una grinta pazzesca, ragazzi. Chi si ferma è perduto. È vero, è vero, è vero. Certo, non è impossibile fermarci, anche perché portiamo veramente un peso grande. Un'eredità pesante. Un'eredità vero? Pesante, però insegnata alla grande, dal grande maestro, che è Franco Ceccarelli. Franco, che abbiamo ricordato con grande affetto con questo bellissimo brano. Mi emoziono sempre un po' quando lo so, anche perché poi insomma lui ti scelse, quindi certo. Il grande Franco è lì che ci guarda e che sorride, tutti che vi applaude. Siamo stati tutti, certo. L'Equipe, lo sapete, Equipe 84, nasce a metà degli anni 60, fondatori storici furono Maurizio Vandelli, Franco Ceccarelli, Alfio Cantarella e Victor Sogliani, grande successo per moltissimi anni, poi le prime metamorfosi, qualcuno tenta la carriera da solista, qualcun altro prende altre strade, può accadere. Alcuni anni fa poi scompare l'indimenticabile Franco Ceccarelli, che aveva precedentemente riavviato un percorso artistico, includendo per esempio il nostro Tony Mione. Sono strepitosi, ricercatissimi ovunque. Comunque ancora nelle piazze, nei teatri, nei palazzetti, tournée interminabili che iniziano, finiscono e ricominciano. Per esempio, voi continuerete, riprenderete subito il tour, vero? Il tour inizia il 3 maggio, iniziamo da Ascoli Piceno, ne abbiamo già una trentina di date. E siamo soltanto agli inizi di aprile. Siamo soltanto agli inizi, sì. Quindi veramente fantastici proprio, ragazzi. Dunque, io so che adesso il pubblico, però insomma voi siete gradevolissimi anche da ascoltare quando parlate, ma vi vogliono invece ascoltare, cantare e suonare. Ora i nostri amici ci faranno un grande regalo, un medley che comprende alcuni grandi successi. Bang Bang, Tutta mia la città, 29 settembre, Io ho in mente te. Siete pronti? Però, prima di cantare, io vorrei un applauso forte per questo signore. No, merita veramente, veramente un applauso sempre e ovunque. Perché io quello che scrivo penso. Lui è il condottiero della cultura, della musica ed è l'unico qui che, nella Marsica, che promuove qualcosa. Io vorrei fare anche un appello un po'... Scusami Luca, ma prego. Ne approfitto adesso. Anche gli assessori alla cultura della regione, della provincia, di valorizzare gli artisti in Abruzzo, gli artisti della propria terra, perché ogni regione ha una scuola e l'Abruzzo non ce l'ha. Siamo noi, ecco, noi in pochi che facciamo, diciamo, però ecco, ci vorrebbe un appoggio veramente dalla provincia, dalla regione, anche dalla politica, perché è così. E quindi va valorizzata. E lui è il condottiero attuale della Marsica e dell'Abruzzo. Grazie Luca. Ti voglio bene, grazie. Tony, grazie. Con l'orchestra di Corrado Lambona. La dedica è tutta per L'Aquila e dintorni. Certo. Diretta da Tiziana Buttari, diretti tutti loro dalla Buttari, l'Equipe 84, la storia. Sempre al mondo
bianchi nella notte sembrano accese per me e tutta mia la città. Grandi, bellissimo, bellissimo, maestro Lambona. Io voglio farli alzare, ragazzi, alzatevi, veramente complimenti, Veramente ringraziamo noi questa magnifica orchestra, il maestro Tiziana Buttari, il maestro Lambona, eccoli, e tutta l'orchestra, perché sono veramente dei ragazzi fantastici. Bravi. Abbiamo mandato la scheda tecnica, abbiamo mandato le nostre partiture, hanno imparato in un attimo, siamo venuti qui, abbiamo fatto un quarto d'ora di soundcheck.
proprio nulla. Fantastico, grandi. Una grande squadra di cui sono orgoglioso, che non la dimenticherò mai. A premiare sono due amici del festival, due imprenditori tra l'altro, Catiuscia Letta e Pasquale Di Toro. Venite ragazzi! Una sorpresa t'ho fatto, eh? Hai scelto proprio il top. Una carrombata, ciao Pasquale. Allora, Pasquale Di Toro, imprenditore della Valle Peligna, e invece Catiuscia Letta, imprenditrice marsicana. Buonasera a tutti. Grazie Luca, io sono particolarmente orgogliosa di partecipare a questa premiazione, perché tu non lo sai, ma io sono una loro grande fan. Lo so, me l'hai appena confessato. Li seguo sempre, da tantissimo tempo, e poi permettimi, con il grande Tony Mione, noi siamo entrambi celanesi, ci lega una grandissima amicizia, tantissimo rispetto, tanti sorrisi, e io sono particolarmente, veramente onorata e orgogliosa di tutti voi. Complimenti. Grazie Catiuscia. Pasquale, dietro guardavi il monitor, le riprese di Giancarlo Di Pangrazio con tutti i cameraman, gli operatori, non posso citarvi tutti, ma veramente meritereste l'encomio, delle inquadrature stupende all'interno di questa scenografia. Il colpo d'occhio televisivo è stupendo, e lui continua a dire: mamma mia Luca, che cosa bella che fate. Insomma, io sono contento, grazie, perché tu torni tutti gli anni. Innanzitutto il cuore fa ancora bang bang come... quindi cantavo, è un'emozione unica, non ho altro da aggiungere, perché è impossibile. E avete trasmesso una grande emozione, grazie mille. Da Catiuscia Letta, da Pasquale Di Toro, all'Equipe 84 La Storia, il premio Civiltà dei Marsi. Prego, avvicinatevi.